Ora parliamo di lavoro e valore. Il lavoro è uno strumento non solo di sostentamento, ma di realizzazione della persona umana ed è oggetto di continui cambiamenti. Abbiamo parlato di quarta rivoluzione industriale. Già nel 2022 il 52% delle ore lavorative sarà svolto dalle macchine, non più dall'uomo. Ma il saldo tra posti di lavoro persi e posti di lavoro guadagnati sarà positivo. Lo sostengono alcuni studi, uno dei quali il World Economic Forum. C'è da avere fiducia perché il tempo dell'uomo potrà essere rimodulato. Spesso il lavoro è fatica, potrebbe non esserlo più, o meglio per una percentuale minore della popolazione, potrebbe essere uno strumento di realizzazione, non solo fatica, potrebbe essere coordinamento di attività svolte da macchine, potrebbe essere ideazione, programmazione e quindi potrebbe essere un'occasione di elaborazione e di sfogo, libero sfogo alla creatività e forse potremmo avere anche molto tempo libero, ma se il lavoro è il cuore delle nostre società, se attorno al lavoro sviluppiamo le nostre relazioni, le nostre interazioni, di sicuro questo mondo nuovo a cui andiamo incontro ha bisogno di regole nuove, vero Nicola? Partiamo da te, Nicola Martinelli ci spiegherà questo, ci spiegherà l'esigenza di avere regole adeguate al tempo che stiamo per vivere, perché il nostro sistema regolatorio è molto banalmente vecchio. Sì, se, io parto da una cosa che a suo tempo, diciamo, ho qualche anno, per cui parto da una mia esperienza nel 1991, ero già capace di andare a delle mostre, e nel 1991, qualche mese dopo la pubblicazione di Berners-Lee del World Wide Web, quindi ancora alla dichiarazione World Wide Web, ci troviamo di fronte a Damien Hirst che dice: I want to spend the rest of my life everywhere, with everyone, one to one, always, forever, now. Quindi siamo ancora pre-internet, ma siamo di fronte ad una visione, ad una identificazione del prossimo cambiamento del nostro stare. Nel nostro stare al mondo, diciamo, in qualche modo possiamo leggere lì, avvicinando quegli elementi della promessa del raggiungimento del Homo Deus, come magari oggi meglio rappresentato diciamo, nei libri di Harari, dove onnipotenza, ubiquità e eternità sono in qualche modo rappresentati. Ecco, però che come rappresentava questo nostro modo di stare? Lo rappresentava, e qui è interessante, come una pallina da ping pong soffiata da un aerografo, e questo aerografo e questa pallina, diciamo, viveva sospesa su una lastra di vetro tagliente. Evidente, dicevi prima, avremo più tempo libero. In realtà non avremo più tempo libero, perché non avremo il tempo libero inteso come tempo cosciente. Siamo sempre più in una situazione in cui siamo sospesi su qualche cosa che non riusciamo proprio a prendere. Qui siamo nel 1991, se riportiamo, diciamo, rispetto a queste tre promesse, l'ubiquità, siamo di fronte a, diciamo, l'idea di poi che ci possiamo trasportare interamente, e qui c'è un po' problemino, interamente, cioè in quell'interamente non ci possiamo trasportare, ma diciamo in un altro luogo, diciamo, questa promessa si sta quasi per come dire, realizzare almeno in parte, certamente non interamente. Se andiamo a vedere il tema dell'intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato proprio due panel fa, si parlava della possibilità della intelligenza artificiale e l'uomo insieme, se, diciamo, sfidare Ray Kurzweil sulle previsioni non conviene, ma Kurzweil dice che nel 2030, quindi non stiamo parlando, probabilmente ancora io non dico al lavoro, ma insomma giù di lì,
avremo la fusione di parti biologiche e parti di intelligenza artificiale innestati nei nostri corpi. E questo significa sostanzialmente, per esempio, Kurzweil, che oggi è riferimento e responsabile delle tecnologie di Google, questo fa dire a Kurzweil che il combattimento rispetto alla macchina che conquisterà il potere rispetto all'uomo, per lui no, non avviene, perché le macchine saranno innestate in noi, quindi saranno parte di noi, saremo persone aumentate. Questo lo racconta anche Harari nell'ultima lezione, 21 lezioni del XXI secolo. Un altro che non conviene sfidare è Venter, che ci dice che la sua Human Longevity Incorporated è prossima a dare altri 50 anni di vita alle nostre vite. Per andare velocemente, diciamo, bene, rispetto a questo scenario qui, noi oggi siamo di fronte a una situazione in cui, quando pensiamo al lavoro e pensiamo alla positività del lavoro, pensiamo a un ragionamento che è fatto di questo sistema qua. Questo è 888, è qualche cosa che è stato conquistato nel 1868 da un movimento che si chiamava Eight Hours Movement, che nel 1868 ottenne 8 ore di lavoro per i dipendenti federali negli Stati Uniti d'America, nel 69 per tutti i cittadini americani. Quindi stiamo dicendo che dobbiamo difendere questa cosa qui, che è interessante, oggi. Tra l'altro, un altro meccanismo, stiamo cercando e pensando che il nostro futuro si chiama lavoro dipendente a tempo pieno indeterminato. Se guardiamo astrattamente che cosa stiamo dicendo, è una schiavitù, cioè rappresentiamo una dimensione della nostra schiavitù. Ora, queste sono le nostre prospettive, probabilmente ad avercelo, da una parte potremmo dire, però dall'altra facciamo attenzione. Nelle 888, se andiamo a rivedere quello che diceva e quello che ci prospetta, l'idea dell'ubiquità, certo bisogna difenderci quando siamo fuori dal lavoro, certo il diritto alla disconnessione è importante, però state attenti, io credo che tutti noi non abbiamo solo diritto alla disconnessione fuori dal lavoro, questo è comprensibile, ma ricordatevi e cerchiamo di capire che noi abbiamo diritto alla sconnessione, abbiamo diritto alla connessione con noi stessi anche durante il lavoro. Sono stato genitore, ma nella mia azienda ci sono molti ragazzi giovani con figli giovani, non è raro, in questo periodo, nell'inizio di settembre, abbiamo una situazione in cui tutti i genitori in qualsiasi momento hanno un problema, perché devono prendere il figlio, devono andare perché è successo qualche cosa, cioè sono nel lavoro costantemente connessi, ma sono connessi con il figlio, con i genitori, siamo costantemente connessi e non possiamo tornare indietro. Allora il nostro pensiero di stare dentro quelle 888, di stare dentro queste gabbie, probabilmente è una difesa perdente, perché non possiamo che ripensare il nostro stare all'interno del lavoro ragionando con altri paradigmi. Vado velocemente, un'altra delle gabbie fondamentali è questa gabbia qui. Noi pensiamo e stiamo cercando di difendere non solo il nostro 888, ma stiamo cercando di difendere strenuamente quei 19 anni di vita. Quei 19 anni di vita di pensione magari cerchiamo anche di anticiparli. E poi Venter ci dice che ce ne avremo altri 50. E noi pensiamo di fare 19 più 50 anni di vita assolutamente privi di qualsiasi forma di rilevanza? Pensiamo che la nostra vita debba essere fatta per 19 più 50 anni di vita di irrilevanza? Oppure promettiamo che basta studiare 18 anni e con una laurea hai risolto i tuoi problemi, poi a 40 anni, per 40 anni non devi fare nient'altro? Pensiamo di ingabbiare la realtà in questo modo? Ecco, concludo dicendo, c'è qualcuno che ci sta lavorando, e poi diciamo male del governo, ma insomma abbiamo in realtà una legge che è avanzatissima in Italia, si chiama lavoro agile. La legge lavoro agile parla di questo elemento qui. Il luogo di lavoro e l'orario di lavoro non sono più obbligati, si può e si possono costruire contratti di lavoro all'interno del quale i due elementi non sono obbligati. E il problema qual è? Il problema è che non viene applicato perché è interpretato semplicemente come lavori a distanza, è interpretato come lavori un giorno a settimana da casa, a risparmio sullo spazio di lavoro. Mentre invece mi viene facile andare soltanto rapidamente su questa cosa perché se ne è parlato nel panel precedente, mentre invece
bisogna proprio completamente cambiare il modo di stare al lavoro, almeno su due elementi. Certo, al centro bisogna ripensare i sistemi di collaborazione, no? Quello che chiamiamo qui bytes, cioè i nostri sistemi di tecnologie di collaborazione, ma sono molto avanzati, abbiamo visto in parte. Certo, dobbiamo cambiare i nostri spazi, dobbiamo cambiare e ripensare degli spazi ibridi per avere sempre più la serendipity, uno degli elementi fondamentali che noi dobbiamo valorizzare, cioè lo scoprire persone diverse, l'incontrare il diverso, che è quello l'elemento che serve poi per raggiungere quei valori di cui parlavamo prima, cioè il lavoro della creatività e il lavoro della capacità non nasce soltanto da noi stessi nel nostro isolamento, nasce anche dagli incontri. E poi dobbiamo cambiare i nostri comportamenti. Cioè nel pacchetto, la crescita nasce da un pacchetto che è fatto da cambiamento di comportamenti e cambiamento basato sulla fiducia. Ecco, se noi non ricominciamo da qui, se non ricominciamo da un altro elemento, che così come per il denaro, così anche per il lavoro, c'è bisogno della fiducia e della collaborazione, ecco, diciamo che probabilmente continuiamo a pensare di poterci difendere con quelle gabbie, ma quelle gabbie non ci difendono. Quelle gabbie ci impediscono di uscire in un contesto liquido e non ci proteggono più. Siamo dentro delle gabbie che ci impediscono di uscire, ma non fanno barriera più a una società liquida che c'è entrata dentro e che ci permea da tutte le parti. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, vero? Dovrebbe. Luca, tu hai dato vita a Movente, no, Simone Ridolfi, scusatemi, ho fatto un attimo di confusione con i nomi. Hai dato vita a Movenda, si parla molto di gig economy, cerchiamo di andare oltre le definizioni. Spiegaci come cambia il lavoro in realtà come le vostre e di che diritti secondo te bisogna disporre, come si può cambiare il sistema regolatorio, cosa si può fare in pratica e magari anche subito. Allora, intanto brevemente, io sono chief founder di Movenda, noi siamo la realtà di food delivery italiana leader nel centro-sud Italia e operiamo su Roma, Cagliari, Napoli, Cosenza e Viterbo e lavoriamo con circa 500 fattorini in giro per le città e in questi giorni stiamo tra le varie aziende di food delivery che sul tavolo del Ministero discutono la condizione di lavoro dei fattorini, da una parte ci siamo noi, dall'altra i fattorini, una rappresentanza dei fattorini. Fondamentalmente noi siamo stati i primissimi a dire no al pagamento a cottimo e a utilizzare la nostra tecnologia per riuscire a ottimizzare il più possibile il nostro modello e addirittura renderlo più profittevole di un pagamento a cottimo, dando però una paga oraria ai nostri fattorini per una serie di motivi che più tecnici che magari logistici che forse interessano fino a un certo punto. Per capire il fenomeno però della gig economy, che una volta si chiamava sharing economy, bisognerebbe capire com'è nata e fondamentalmente nel 2007 poco prima della crisi economica che è scoppiata, di fatto la crisi è scoppiata su un eccesso di indebitamento anche della popolazione fondamentalmente. Questo quindi ha comportato un acquisto di beni materiali, che può essere la casa, che può essere la macchina, che può essere un motorino, e una perdita di beni liquidi. E fondamentalmente dopo la crisi sono cominciati a diventare un peso, alle volte anche un costo, i beni materiali e scarseggiare sempre di più i beni liquidi. E fondamentalmente la sharing economy nasce come modo per trasformare un bene materiale in un bene liquido. Quindi i primissimi a muoversi in questo settore sono stati Uber, dando la possibilità a chiunque con una macchina di diventare autista e quindi di fatto mettere a reddito la macchina e il tempo libero. E o Airbnb per esempio, che ha dato la possibilità di mettere a reddito una casa, all'inizio partiva con una stanza, un divano libero, ma adesso di fatto è diventata una casa che poi ora parlare di sharing economy. Scarsità di risorse, sì. Ottimizzazione delle risorse. Esatto. E fondamentalmente in questa logica nasce la sharing economy, diventa poi gig economy quando effettivamente questo comincia a diventare un lavoro più che un modo di mettere a reddito tempo libero o beni, però fondamentalmente resta questo come spirito molto spesso nella testa delle persone che cominciano a fare questo lavoro. E noi abbiamo incontrato tantissimi tipi di fattorini diversi, perché ora noi lavoriamo con 500, ma c'è un turnover altissimo e di fatto ne ho viste passare migliaia nella mia azienda.
e in questi quasi 4 anni di lavoro, e c'è chi lo interpreta come un lavoro effettivamente, quindi anche con una certa professionalità, e alle volte la rivendica anche, e quindi fondamentalmente lo fa con costanza e anche con fedeltà da un certo punto di vista e con professionalità. Altri invece lo fanno effettivamente come, in alcuni casi, secondo lavoro, come in alcuni casi lo fanno come tappabuchi in un momento in cui hanno perso il lavoro o vogliono cercare un lavoro nel frattempo, oppure magari studenti che quando hanno un po' di tempo si mettono a arrotondare facendo questo lavoro. E fondamentalmente questo comporta, in realtà, anche se il lavoro è lo stesso, dei profili molto diversi di lavoratore dietro a questo tipo di lavoro qua, e fondamentalmente questo comporta anche una risposta da parte delle aziende e in questo caso anche delle istituzioni che stanno cercando di andare incontro ai diversi profili di lavoro. Quello che credo è che si andrà incontro non alla a regolamentare questo settore nel senso di dire è subordinazione o non lo è, perché poi tra l'altro a norma di legge non si può definire a priori se un'attività è subordinata o autonoma o altro modo, fondamentalmente dipende come il datore di lavoro e il dipendente. C'è il parasubordinato, vabbè, insomma. Sì, no, fondamentalmente. Non è questo il cuore del discorso. No, ma fondamentalmente è importante perché gira intorno a questo la questione retributiva di cui si parla in questo momento. Fondamentalmente il problema vero alla base di tutto questo è che i margini di queste aziende sono molto più bassi di quello che si pensa e che in generale si pensa. Nel nostro caso, per esempio, quello del food delivery in generale, in media, fino a qualche anno fa, in media in un ordine noi guadagnavamo circa 10 euro e da lì dovevamo tirare fuori quanto dare ai fattorini. Ora però il mercato si è andato a spingere verso il low cost, magari qualcuno nelle città ha visto che si consegna McDonald's, per esempio. Ecco, su McDonald's, che noi non consegniamo per scelta, c'è una marginalità sull'ordine che è intorno ai 4-5 euro, compreso il costo di consegna. Quindi fondamentalmente quando in un ordine tu guadagni 4-5 euro non puoi darne 7 al fattorino, evidentemente. E questo ha creato anche un problema ulteriore per le aziende, perché adesso di fatto hanno utilizzato un po' il far west che c'era fino ad oggi per abbassare i carrelli medi, per cercare di andare verso la fascia low cost, che ovviamente è fatta da più clienti, e ora che si tirerà su una normativa restano ingabbiati in questa struttura che hanno creato, che fortunatamente non riguarda tutti ma riguarda principalmente le multinazionali. Però questa... Il costo sociale di questo spazio di impresa giustifica la redditività? La redditività delle aziende o dei... delle aziende? Ma in realtà in questo momento la redditività è negativa, quindi giustificherebbe poco qualsiasi cosa, però io non lo vedo un costo sociale, perché lo vedo più un'opportunità. Di fatto, faccio un esempio, un fattorino che forse rappresenta veramente che cos'è la gig economy. Una persona che io mi chiedevo per quale motivo facesse questo lavoro e lavorava per me, era una delle persone più eleganti che abbia mai visto in vita mia, anche nei modi. E un giorno, dopo 2 anni circa che lavorava con noi, ci viene a salutare perché decide di non lavorare più con noi. Io pensavo magari qualcosa fosse andato storto per qualche motivo, perché poi era anche molto bravo, quindi, e visto che era uno dei primi, sono andato a salutarlo di persona e ho scoperto che in realtà lui lavorava con noi perché era in causa col suo vecchio datore di lavoro che l'aveva licenziato non per giusta causa. Dopo 7 anni di causa è stato reintegrato, però lui per 7 anni è stato fermo. Ha avuto la fortuna, dopo 5 anni però che stava fermo, ha avuto la fortuna della nascita di un servizio come il nostro, in cui ha potuto cominciare a lavorare, quindi guadagnare, nel frattempo non perdendo la possibilità di essere reintegrato. Ed effettivamente dopo 7 anni di causa è riuscito a essere reintegrato nella compagnia aerea per cui lavorava, e fece allo steward, per questo era così elegante fondamentalmente, e di fatto il nostro lavoro gli ha dato la possibilità di continuare questa cosa e guadagnare nel frattempo. C'è chi lo fa come secondo lavoro e magari compensa quello che non riesce a guadagnare, e tra l'altro c'è da dire che non c'è bisogno di un livello di istruzione particolare o di competenze particolari, certo. E in questo momento la disoccupazione è a livelli altissimi, quindi in realtà i problemi sono due: da una parte pensare che questo sia un costo sociale, perché in realtà assorbe, effettivamente può assorbire una parte di forza lavoro anche a tempo più lungo, quindi non occasionalmente, cercando di dargli quei diritti che meritano, però serve anche per compensare da una parte un livello di stipendi forse abbastanza basso, dall'altro la difficoltà con cui un giovane riesce a trovare lavoro, e fondamentalmente si può continuare a fare i colloqui, si può continuare a studiare, si può continuare a cercare di migliorarsi, ma se si ha bisogno di lavorare oggi è possibile farlo.
se guardo indietro nel tempo, mio padre non ha potuto studiare, e il motivo per cui non ha potuto studiare è perché doveva lavorare fondamentalmente, e non c'era modo di lavorare e studiare contemporaneamente all'epoca. Ora molti studenti, tantissimi, fanno questo, continuano a studiare perché la sera possono lavorare guadagnando di più di quanto guadagnano, e anche con un contratto comunque, di quanto guadagnano quelli che lo consegnano invece per i ristoranti in nero, come di fatto è in questo mercato fino a quando siamo nati noi fondamentalmente. Certo, poi sicuramente un terreno in continua evoluzione, e quindi non è facile giungere ad un giudizio netto su questa faccenda. Luca Furfaro, avremo bisogno di una formazione continua, le risorse umane, il capitale umano che sarà alla base di questa rivoluzione in atto, la quarta rivoluzione industriale, necessita di essere formato sempre di più e di aprirsi ad un processo di formazione che durerà tutto il percorso lavorativo, è così? Sì, vorrei un attimino ricollegarmi anche al suo discorso, perché l'economia dei lavoretti, la gig economy, in realtà loro adesso la stanno portando a galla, ma in realtà i lavoretti ci sono sempre stati. In realtà, tra l'altro, c'è anche stata una questione sui Pony Express prima, che è stata risolta con l'autonomia dei Pony Express. Ci ricordiamo tutti il film di Jerry Calà, era Jerry Calà che faceva il Pony Express col motorino e che consegnava, cosa che poi non è stata più utilizzata, ma quella fattispecie è stata poi regolamentata col lavoro autonomo. Poi ci siamo visti arrivare questi lavoratori della gig economy e tutti la normativa si è iniziata ad interrogare su come inquadrarli in degli schemi già predeterminati, quindi la subordinazione, la parasubordinazione o l'autonomia. Si è andati verso l'autonomia con l'Ichino, è andato verso l'autonomia, precedente governo, questo governo va verso la subordinazione, quindi, ma non abbiamo ancora delle misure. Si parlava di questo decreto dignità che è stato tanto sponsorizzato, doveva prevedere anche questa parte dedicata ai lavoratori delle piattaforme, ma così non è stato. Perché? Perché c'è un tavolo di discussione, è bene che ci sia, per verificare come deve essere fatto. Peraltro è giustissimo quello che sta dicendo, che ha detto prima, perché le persone hanno delle esigenze, dei valori, dei bisogni diversi, quindi magari troviamo lo studente o questa persona che ha delle necessità, che deve integrare un reddito e ha la necessità di utilizzare dei lavoretti, e quindi collegarsi a queste piattaforme per svolgere questi lavoretti. Ma effettivamente, come dicevi giustamente, noi questi lavoretti, adesso parliamo di lavoretti di una fascia magari un po' più bassa, senza nulla togliere ai fattorini al lavoro che fanno, ma si potrà anche elevare questo discorso. Perché? Perché l'economia dei lavoretti potrà un giorno anche riguardare, attraverso delle piattaforme, l'utilizzo di programmatori specializzati in un determinato linguaggio, per i quali io avrò bisogno di un lavoro fatto una tantum, quindi mi affiderò ad una piattaforma che mi darà un lavoratore qualificato per quella determinata categoria di lavoro. E quindi ci sarà bisogno di una formazione costante, e la formazione potrà essere il valore che le aziende danno. Le aziende lo danno all'inizio e lo danno alla fine della carriera lavorativa col mentoring, ma la funzione di formazione, secondo noi, deve essere bidirezionale, deve esserci un reverse mentoring. Le nuove leve, quelle digitali che arrivano in azienda, formano anche le persone che già sono in azienda, che magari non hanno delle competenze su alcune cose. I nativi digitali formano quelli che non sono nativi digitali, e così via. Quindi la gig economy va vista anche con una professionalità molto più alta e molto più importante, con una formazione. Tu prima citavi la Costituzione, l'articolo 1. L'articolo 1 dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, non parla di subordinazione o non subordinazione. E peraltro, anche quando si dice che le macchine, il saldo fra... No, poi c'è l'articolo 21, la libera iniziativa, insomma. Quindi ce ne meno sono... Meno male. No, ma anche quando parli del discorso che le macchine non prenderanno il posto degli umani nelle attività, non prenderanno il posto degli umani, ma magari il lavoro cambierà. Abbiamo parlato del lavoro agile, dello smart working, cambierà,
e magari virerà verso qualcosa di più autonomo. Non per forza, mentre oggi siamo focalizzati sulla subordinazione, tempo pieno, indeterminato, full time, magari questo futuro ci porterà ad una forma contrattuale, se vogliamo generalizzare, diversa, ad un'autonomia diversa. E questo porterà a doversi vendere e dover essere formati su quello che si va a fare, quindi essere continuamente formati con una formazione continua che può essere vendibile. E lì poi subentra anche un altro valore, che è quello della fiducia, perché ne parlava prima nel lavoro agile, la fiducia è fondamentale, perché il lavoro agile si basa sì sugli spazi, sì sulla tecnologia, sì su quello che possono essere le altre componenti, ma i comportamenti sono importanti e sono la base di tutto questo. E la normativa su questo, abbiamo detto che abbiamo una normativa, giustamente abbiamo una normativa all'avanguardia, ma in realtà la normativa è arrivata dopo. Lo smart working è partito dalle aziende, sono state le aziende a farle partire, e non bisogna neanche imbrigliare questa nuova economia che si sta sviluppando con una normativa che la opprima. Assolutamente, cioè il sistema regolatorio deve accompagnare e favorire la libera iniziativa, non la deve imbrigliare. Su ci vorrebbe una certezza del diritto, che è quella che si cerca sempre. Di solito i provvedimenti, anche il decreto dignità, vengono scritti male, purtroppo, insomma. Ecco, c'è bisogno di formazione anche negli uffici legislativi, ma questo sarebbe un tema lunghissimo. Marco Cantavenna, ti occupi di digital manufacturing, no? Questo è il paese della manifattura, la seconda manifattura d'Europa, il paese dei distretti industriali, in cui il saper fare è legato alla storia di un territorio. Abbiamo distretti della moda, della robotica, dell'ingegneria meccanica, siamo primatisti in diversi campi. Come portiamo questa storia in questo tempo nuovo? Bene, questo è un modo di intendere il valore del lavoro diverso. Noi dobbiamo riuscire a coniugare quello che è il valore del valore uomo al valore del lavoro, una volta che il lavoro si esplica e diventa qualcosa, perché il lavoro fine a se stesso non serve a nulla. Io vi parlo, mi alzo perché così fatto partire la presentazione, ho anche un paio di slide, vi parlo di quello che è il valore del lavoro dato agli oggetti, perché noi abbiamo bisogno di oggetti, noi usiamo gli oggetti, lavoriamo con gli oggetti, e questi oggetti in qualche modo vengono creati. Siamo in un'epoca di rivoluzioni, abbiamo parlato di industria 4.0, preferisco chiamarla quarta rivoluzione industriale per tutta una serie di aspetti, perché sennò si pensa troppo facilmente a quel decreto industria 4.0 che circoscrive una piccola parte del problema. E per questo, per non parlare di industria 4.0, vi parlo di digital manufacturer, ovvero di quello che è l'artigiano digitale. E non vi parlo di futuro, vi parlo già di presente, perché già oggi abbiamo la necessità di fare le cose in un modo nuovo. Siamo dentro, completamente dentro, la rivoluzione dell'intangibile. Lo abbiamo visto con la moneta. La moneta è passata da qualcosa che avevamo in mano a qualcosa che è un bit. E il modo di realizzare gli oggetti non è più un modo che nasce da un artigiano che prende il materiale e lo forma, ma da un artigiano che allo stesso modo prende dei bit, dei file, e li rende consoni a una macchina che li possa realizzare, e poi eventualmente l'uomo ha ancora una parte, una componente di finitura che è assolutamente importante, perché la macchina ad oggi non riesce a dare il risultato dell'uomo, e proprio per questo parliamo sempre di connubio tra uomo e macchina. I dati li ha già citati prima Mario, e 58 milioni di posti di lavoro, lo dice il World Economic Forum, nei prossimi 5 anni, che sono pochissimo, 5 anni, sono veramente dopodomani, creati da robot e da intelligenza artificiale. Ma c'è un più, un meno: 75 milioni di posti di lavoro che saranno tolti e sono legati a quelli del lavoro vecchio, del lavoro che si esplica ancora, come diceva giustamente all'inizio, nelle vecchie forme di lavoro, che oggi purtroppo però sono ancora quelle prevalenti, e 133 milioni di nuovi ruoli che arriveranno da nuove mansioni, quindi con nuove competenze.
Nel 2017 le mansioni orarie svolte dagli uomini erano il 71%, che diventeranno nel 2022 il 58%, quindi neanche nel 2025, siamo molto più vicini nel 2022, e le mansioni orarie svolte dalla macchina dal 29% al 42%, quindi con un incremento di 13 punti percentuali. E questo è un dato però ancora più importante. Il 54% dei lavoratori, quindi oltre la metà dei lavoratori, dovranno formarsi, dovranno aggiornare le competenze entro il 2022, cioè da domani dovranno iniziare a formarsi in maniera nuova, perché sennò rischiano di non essere al passo coi tempi. Quindi bisogna fare una politica industriale improntata sulla formazione subito. Assolutamente. Non domani, subito. Assolutamente. In questi anni la delocalizzazione ha portato, in questi decenni, a spostare verso l'estremo oriente, prima verso l'est dell'Europa e poi verso l'estremo oriente, la produzione. Perché? L'ho messo chiaramente nella slide per un discorso economico. In realtà quello che vedete sull'est del mondo, quindi sulla Cina prevalentemente, quei pochi soldi non sono quei pochi soldi, sono quello che noi percepiamo. Però il bilancio alla fine è lo stesso. Quello che noi non mettiamo nel bilancio quando consideriamo solo il costo è la problematica ambientale, il welfare e la tutela della salute dei lavoratori. Perché sennò quei due dati lì sarebbero assolutamente gli stessi. In questo modo noi però, con una digital manufacturing, quindi con una digitalizzazione dei processi produttivi, possiamo andare a spostare questo bilancio, anche perché, insomma, da un punto di vista ambientale c'è un'attenzione molto maggiore. È nata l'attenzione ambientale a quello che è il risparmio energetico, a quello che è l'inquinamento lato, adesso sta spingendo molto di più, anche attraverso i media, l'inquinamento da plastiche negli oceani, di quello che ormai sta andando a creare dei cambiamenti profondi nella vita marina. Per cui riuscire a produrre oggi in maniera più distribuita vuol dire produrre meno, ma produrre meglio. Nessuno di noi vuole avere tutte le cose uniformate. È un principio che ci hanno imposto, però la personalizzazione dell'oggetto è quello che noi ricerchiamo, e la personalizzazione la si può ottenere andando a produrre in maniera più locale, in maniera più distribuita. Questo ci porta a due possibilità. Uno, quello di avere un nuovo concetto di just in time, un just in time 2.0, cioè io produco un oggetto quando ne ho bisogno, nella quantità di cui ne ho bisogno, e non vado a creare ulteriormente dei fondi di magazzino, non vado a creare qualcosa di troppo rispetto alle necessità, e allo stesso tempo posso produrre quell'oggetto in maniera differenziata nel tempo e nei luoghi. Cioè io sono un'industria automobilistica che deve creare dei pezzi extra rispetto alla produzione per avere dei ricambi. Oggi non mi serve più, oggi mi serve stoccare dei file. Se mi si rompe un pezzo della mia automobile e sono in Australia, lo posso fare realizzare localmente in Australia senza bisogno di aspettare la logistica, senza bisogno di aspettare che quel pezzo venga trovato e venga inviato. Qui è importante avere un connubio con la nuova economia digitale, perché questo modo per essere sicuri dello scambio dei file passa solo ed esclusivamente attraverso una blockchain. Il secondo aspetto, quello che io ritengo più importante per il nostro sistema Italia, è il riavvicinamento dell'idea del prodotto. Apple ha fatto su tutti i suoi dispositivi uno slogan, quello di pensato in California, prodotto in Cina. Oggi invece possiamo fare il contrario, possiamo portare i processi produttivi all'interno dei processi cognitivi, sempre naturalmente in un'ottica di ridurre il time to market, di aumentare la qualità e non più avere la necessità di fare un'opera di design, un'ingegnerizzazione, una prototipazione, una reingegnerizzazione e una produzione, ma di portare direttamente la fase di design, ingegnerizzazione e produzione in uno stesso luogo e soprattutto in uno stesso momento. Questo cambia radicalmente, ma questo richiede delle competenze assolutamente diverse. Qui nascono la necessità di avere dei nuovi modelli di business, quasi concluso, sono tutti preoccupati per il tempo, ma due minuti ci sono. Nuovi modelli di business che si sono provati a cercare, ad esempio attraverso i makerspace e i Fab Lab, che però non hanno portato un valore aggiunto.
perché non c'è stato un volano nell'economia che ha portato a fare qualcosa che avesse un vero valore aggiunto all'interno di questi spazi. Da un certo punto di vista le aziende diciamo, fondate, più standard, faticano a entrare nei nuovi modelli e si andrà verso la creazione di nuove aziende che riusciranno a mettere insieme appunto questa fase di design, progetto e produzione. E io sono un testimone di questo perché dal 2011 che credo formalmente nella digital manufacturing e ho fondato un'azienda che sta lavorando in questo senso. Ultimissime slide per farvi vedere quella che è stata l'evoluzione della produzione a partire dalla primissima rivoluzione industriale, andando verso la prima e la seconda in una crescita dei volumi a sfavore della varietà, e oggi abbiamo invece un ritorno, quasi una chiusura del cerchio, in cui attraverso la produzione digitale possiamo ridare slancio ad avere molta varietà sulla produzione, riducendo la quantità, perché come vi dicevo non ci serve produrre tanto, ci serve produrre bene. Con questo concludo, e con una brevissima citazione a Henry Ford, anche se è una citazione che spesso viene, no, un po' contestata. Cioè, lui diceva, o gli viene attribuito, se mi chiedessero che cosa vogliono gli utenti, mi direbbero cavalli più veloci. Bene, oggi noi siamo nello stesso punto di dover trovare quello che gli utenti vogliono senza che gli utenti oggi lo sappiano, cioè trovare dei modi di produrre gli oggetti del lavoro e del quotidiano in modo nuovo per rispondere a delle esigenze che l'utente non sa ancora esplicare. La creazione dei bisogni. E questa è l'esplicazione di nuove forme di lavoro. O di pubblicità. Grazie. Comunque, abbiamo visto come insomma, le nostre democrazie liberali sono state fondate su un principio e su un modello di lavoro che inevitabilmente si sta esaurendo. Siamo di fronte a una dinamica totalmente nuova, abbiamo alcuni strumenti per comprendere e prefigurare quello che potrebbe succedere, ma non li abbiamo tutti, quindi dobbiamo procedere, e le democrazie lo fanno, per confronto e per tentativi sulla base di dati. In 30 secondi a testa, perché abbiamo finito il tempo, qual è la vostra priorità, ciascuno di voi? Per me la priorità assoluta è l'educazione di quei 18 anni, perché la scuola oggi è la fabbrica di operai di industria, cioè è la fabbrica di persone che sono alla ricerca del lavoro, come l'abbiamo visto, 888 dipendenti a tempo indeterminato, cioè sono alla ricerca di certezze, di sicurezze, cioè sono alla ricerca di percorsi già scritti. Se nella scuola l'elemento fondamentale è quello di scrivere con rosso l'errore e non considerare quell'errare un elemento fondamentale per capire e per imparare, se non è una scuola che è fondata sull'errare, ma è una scuola che è fondata sull'errore, è fondata sulla correzione, beh, noi produciamo persone che poi dopo, di fronte all'imprevisto, hanno paura e si fermano. E mentre invece la vita è piena e sarà piena di imprevisti. Per te, Simone? Ma è difficile individuarlo direttamente all'interno della mia professione, però credo che nell'ambito del lavoro, nel nostro paese in particolare, bisogna, e qui mi rifaccio anche una cosa detta in precedenza, bisogna assolutamente cominciare a accettare il concetto di mobilità e anche accoglierlo, e quindi capire che la formazione non finisce mai, proprio perché c'è sempre un momento in cui viene di nuovo valutato e di nuovo devi essere indispensabile per la tua azienda o per la nuova azienda in cui andrai a lavorare. E mi auguro che un cambio di questo tipo porti sempre meno persone ad essere costrette a fare i fattorini e fare altri tipi di lavoro. Luca. Secondo me valori fondamentali che dobbiamo riprendere sono la fiducia e la gratificazione del lavoro svolto, attraverso premi, attraverso il welfare, attraverso tutte le funzioni, le possibili opzioni che abbiamo,
e la fiducia dei lavoratori verso il datore di lavoro. Abbiamo un sistema che è basato molto spesso su una contrapposizione cattiva tra datore di lavoro e lavoratore. Questo secondo me deve essere superato. Beh, per me la priorità in questo momento è riuscire a trasmettere in maniera adeguata il fatto che il prezzo e il valore sono due cose fondamentalmente diverse, soprattutto legate sia al mondo del lavoro sia al mondo della produzione. E riuscire a far capire che laddove c'è solamente un approccio al valore di costo e al valore di prezzo, i costi che ci sono in gioco sono dei costi che vanno a ridurre il valore del lavoro, il valore del welfare, il valore di tutte quelle cose che sono fondamentali per la nostra vita, ma che hanno e devono essere, deve essere riconosciuto il valore. E dobbiamo rideterminare tutti questi valori. Le comunità democratiche rideterminano i propri valori attraverso un'alta qualità della democrazia, che è sicuramente un valore da difendere in questo momento. Abbiamo finito.